Nella Pinacoteca Comunale di Oristano Carlo Contini, per iniziativa dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano, ha aperto una sezione permanente dedicata allo stesso Carlo Contini, noto Lelletto, pittore oristanese tra i più importanti nel panorama sardo del Novecento. Come è organizzata? Lo abbiamo chiesto al curatore dell'esposizione, Obler Luperi. L'abbiamo strutturata in forma didattica. La prima sezione, infatti, vedrà una linea cronologica che ci permette di contestualizzare la vita di Contini e il contesto culturale del periodo in cui vive. Dopo questa prima fase, il visitatore si trova dentro un'altra zona che è organizzata invece tematicamente. Abbiamo delle sezioni che analizzano i lavori preparatori per gli affreschi che ha realizzato Contini. Lavori da commissioni pubbliche, da commissioni religiose. Visibilmente soddisfatta la figlia del pittore, Carla Contini. Comunque, da parte di oristani e degli oristanesi, un po' hanno vissuto Babbo come Lelletto e come lo vivevamo noi, capito? Perché Babbo non si è mai tronfiato. Anzi, forse in questo, mantenendo la sua arte per sé e per la ricerca continua che ha fatto, noi abbiamo la casa piena di libri d'arte, tutti voluti da Babbo, perché lui studiava, viaggiava, andava a giro, perché era costantemente, fino a che ha potuto muoversi, curioso di conoscere, di sapere, di imparare sempre. Non mancano nell'esposizione anche le sperimentazioni e originalità. Le esplorazioni di Contini nelle avanguardie del suo periodo. Per fare qualche nome, il neocubismo, l'espressionismo. Abbiamo poi inserito in questo percorso anche una parte sui lavori più tradizionali di Contini, come la sartiglia, che non poteva mancare, la parte relativa al sacro, le processioni, il Cristo a tre braccia, e un inserimento anche di artisti contemporanei. Un artista di Oristano ha realizzato un'animazione su uno dei quadri più emblematici della produzione di Carlo Contini, che si intitola La Macchia. Noi eravamo sempre consapevoli della grandezza di Babbo e del suo, sua Sua vita, diciamo, incentrata sull'arte. Cioè, noi siamo cresciuti con la consapevolezza che la vita di Babbo era incentrata sull'arte, più noi tre. Era veramente così, cioè sembra un'esagerazione, ma per Babbo esisteva la sua arte. Babbo, io me lo ricordo, andava allo studio, andava ad insegnare, altro aspetto che ha sempre fatto con grande amore, con grande rispetto nei confronti degli studenti, capito? E poi veniva a casa e per noi, cioè io mi ricordo quando iniziò a fare i primi disegni per i quadri della cantina sociale. E ci smontò la camera da pranzo con tutti quei foglioni. Poi alla fine mamma perse la pazienza e dice: cercaci un altro posto. Però ecco, però faceva parte normalmente della vita, capito? Cioè, per noi non contava il fatto che fosse un artista importante, perché mi ricordo ha vinto tanti premi, qualcuno ci siamo stati anche noi, però. Almeno nella mia percezione, Babbo era Babbo, però con la sua malattia, noi diciamo quando lui se n'è andato, per noi i suoi quadri sono stati la sua controfigura, capito? L'esposizione nasce dal nucleo di opere facenti parte della collezione del Comune di Oristano e altre provenienti, donate o messe a disposizione dagli eredi del pittore. Si tratta di circa 20 opere appartenenti agli usi dell'attività di Contini. La mostra è dotata anche di contributi video e di un'animazione grafica. La collezione permanente dedicata a Contini è visitabile negli orari di apertura della Pinacoteca Comunale, da lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Grazie.